10 maggio del 1970 è una delle tante giornate di grazia di Gigi Riva, il miglior marcatore nella storia della nazionale. Gli azzurri di Ferruccio Valcareggi sono impegnati a Lisbona contro il Portogallo nell'ultimo test prima dei mondiali in Messico. Il gioco dell'Italia non è molto convincente ed Enrico Albertosi deve salvare la rete azzurra in più di un'occasione. Valcareggi può però contare sul bomber del Cagliari, che praticamente da solo vince la partita, sfruttando la sua potenza e la sua velocità in contropiede. Con un gol per tempo, Riva permette agli azzurri di imporsi in terra lusitana, un successo che tuttavia non riporta serenità nell'ambiente azzurro, a pochi mesi dal mondiale messicano.